25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Diverse le iniziative messe in campo dall'ASP di Agrigento. Al consultorio familiare di Kenikati, la psicologa Elisa Cupani incontra gli studenti dell'Euroform. Quanto è importante sensibilizzare le nuove generazioni su questo tema, anche perché oggi i fatti di cronaca lo dimostrano, sono di più i giovanissimi e le giovanissime a finire in casi di femminicidio. Assolutamente sì, informare, attuare la prevenzione, diciamo in diversi settori, sia in ambito scolastico che per quanto riguarda i servizi pubblici, è un aspetto fondamentale e che incide enormemente poi su quello che si viene a determinare in termini, diciamo, di violenza o non violenza. Quindi sviluppare gli aspetti che riguardano l'empatia, l'affettività, diventano, diciamo, i precursori e la base perché poi i fenomeni di violenza non si verifichino. E quindi in questo senso diventa fondamentale riprendere, diciamo, questi aspetti in diversi ambiti. Ma cosa sta succedendo oggi, lei che è una psicologa? L'ultimo caso, quello di Giulia, ha scosso le coscienze di tutta Italia e non solo, cioè dei ventenni, dei ragazzi normalissimi, di buone famiglie, sia lui che l'ha uccisa, che lei che è la vittima. Cioè, cosa succede in questi ragazzini oggi? Allora, ci sono diversi aspetti che diciamo coincidono in questa fase, che sono da un lato il discorso comunque di una cultura patriarcale, diciamo, che a livello culturale continua ad essere sviluppata in diversi ambiti, diciamo, di apprendimento, purtroppo. Però dall'altro c'è anche la mancanza comunque di limiti e di regole e la diminuzione, ecco, del concetto dell'empatia e della capacità di mettersi nei panni degli altri. Quindi questi aspetti, diciamo, che coincidono e determinano poi in parte i fenomeni di violenza, ecco, che sembrano esplodere in questi momenti, in questi frangenti. Come ho detto, lei oggi sta incontrando degli adolescenti, giovani studenti dell'Euroform, sia i ragazzi che le ragazze. Cosa sta spiegando a loro? Più che altro li sto coinvolgendo e li stiamo coinvolgendo in situazioni in attività in cui i protagonisti diventano loro e quindi la possibilità, ecco, di farli parlare tra di loro, il far gruppo, più che di, diciamo, più che dare noi, ecco, degli aspetti teorici precostituiti, adesso i protagonisti sono loro e stiamo cercando appunto di soddisfare quelli che sono i loro bisogni e quindi le loro domande, e sono tante, ecco. Ci stiamo ponendo all'ascolto più che altro. Qualche domanda che le hanno fatto? Beh, oggi per esempio ci stiamo dedicando agli aspetti che riguardano la sessualità, ecco, che ancora sembra essere un tabù, perché sembrano conoscere tanto a livello informativo, ma più che altro da quelli che sono i concetti, ma anche le fake news che arrivano attraverso i telefonini e quindi hanno la necessità di avere invece delle informazioni da persone, da operatori, da persone adulte che invece sono in grado di dargliele in maniera, diciamo, più puntuale, ecco. Ma pensa che i telefonini oggi stanno facendo un grosso danno alle nuove generazioni, perché già da bambini, già da piccoli hanno un telefonino in mano? Beh, non sono i telefonini, perché il telefonino è uno strumento. Il discorso è prendere in considerazione invece l'età in cui questi telefonini vengono appunto utilizzati, senza alcun controllo da parte di comunque adulti che possono veicolare quelle che sono le informazioni che in base alla fascia di età ricevono. E quindi spesso i bambini effettivamente sono abbandonati, ecco, all'uso di uno strumento che ancora non sanno effettivamente utilizzare per l'età. Una macchina utilizzata all'età di 18 anni ha un senso, farla utilizzare ad un bambino di 2 anni diventa un estremo pericolo. Quindi oggi, 25 novembre, no alla violenza sulle donne, un messaggio che vuole rivolgere attraverso noi ai ragazzi e alle famiglie che hanno il duro compito di seguirli. Beh, le famiglie oggi si trovano in una situazione di difficoltà, perché comunque siamo
iperconnessi, no? Anche a livello, diciamo, lavorativo. Quindi la presenza reale diventa qualcosa, diciamo, di molto difficile e difficoltoso, ma l'esserci diventa, diciamo, l'aspetto fondamentale per guardarli negli occhi e capire realmente quelli che sono i loro bisogni. Ecco, ci dovremmo forse muovere più in questa linea. E se ci sono delle ragazzine in difficoltà che avvertono qualcosa che non va, chi possono rivolgersi? Intanto il consultorio diventa un servizio pubblico, gratuito, a cui possono accedere appunto gli adolescenti e i ragazzi e le famiglie anche.